te da guardare. O troppo da dire, dipende. Allora, innanzitutto siete d'accordo sul risultato? Sì. Ok. Allora, Meno come figlio sono di stato? quello che sembri, eh. Chi sta sentendo questo podcast o sta vedendo questo video su YouTube, non è d'accordo, può chiudere qui e andare via. Allora, io sono d'accordo, però se Terence Ruffin, che appunto è arrivato secondo, si fosse presentato ancora più dry nella finale, perché comunque è migliorato tantissimo, ma se si fosse presentato ancora più dry, poteva magari lontanamente andare a rompergli i coglioni, diciamo così, a Chris Bumstead, però secondo me era superiore. Cioè, ha portato, lasciamo stare il miglioramento che ha portato dall'anno scorso a Esatto. quest'anno, che è Assurdo, assurdo. poi facciamo Cioè, vedere il commento. ricordiamo che Chris purtroppo ha una patologia renale che non consente ai suoi reni di funzionare al 100%, e questo è risaputo. Quindi, nonostante questa patologia, lui è riuscito ad affrontare una preparazione del genere per l'Olimpia, portare un corpo che non sembra costruito in un anno, sembra cambiato in più anni, perché ha veramente volumi muscolari, spessori, sia nel front, nel side e nel back. Cioè è completo, quindi è arrivato secondo me che era intoccabile. Ma si è visto da subito, quando è uscito all'inizio, durante la sua T-Walk, Incredibile. già ti faceva rimanere scemo, dicevi minchia, ma è vero questo qua. Cioè, è proprio bellissimo, molto, molto, molto bello, secondo me Non intoccabile. so se riuscite a vedere la differenza, Ragazzi, è un'altra persona. questi sono almeno 3 anni di miglioramento, però va detto che Esatto. qua l'anno scorso lui aveva avuto un infortunio, mi sembra addirittura strappato un femorale. Sì, ma ha messo su della roba che veramente È un è altro un altro livello. livello. Soprattutto sulla schiena, ragazzi, schiena, Schiena è una cosa l'ampiezza. impressionante. Che poi tutti, allora, io so che l'anno scorso si era presentato con 550 grammi alla tolleranza. Quest'anno si è presentato in quella forma che appunto qua si vede a destra ed è riuscito lo stesso a entrare in tolleranza. Io qua vorrei veramente sapere come abbia fatto a entrare in tolleranza, perché cioè qua almeno ci sono 3-4-5 kg di muscoli. Sembra di sì proprio. Esatto, l'anno scorso però, qua, quindi la foto di sinistra, mi è stato detto appunto da un addetto ai lavori che lui risultava 550 grammi in meno alla tolleranza. Quindi, non so, la tolleranza era 104, lui pesava 103,450. Quest'anno, insomma, con quei muscoli che ha costruito, pensare che abbia messo solo 550 grammi e sia rimasto in tolleranza è veramente dura da pensare. Poi Infatti. io non lo so, avranno magari avuto i loro escamotage e tutto. Però la forma che ha palesato quest'anno è questa, è assurda. Incredibile, veramente incredibile, assolutamente. Ma infatti Marco, quando hai detto che comunque Raffin si era indurito anche nelle final, dimostra il fatto che ha superato Breon, quello sicuro, eh. Esatto, Poi, esatto. considerato che nei classical le final la routine è valutata, e c'è da dire che quest'anno Chris era imbattibile fisicamente, però devo dire che mi ha molto deluso nella routine, cioè, io quando ho visto Raffin ho detto gli dà 10 calci nel culo, cioè, Raffin è qualcosa di mostruoso. Terence era L'anno un po' scorso velato. sì, Nel pre-judging, però, la sera era esatto. migliorato, però poteva essere ancora più duro, sì. Esatto. Sì, di sicuro molto meglio alle final che al pre-judging, ma questo vale tutte le categorie, quest'anno al pre-judging Però sono un po' morbide. troverete d'accordo, cioè, sarò d'accordo con voi, voi sarete d'accordo con me, vabbè, ho fatto un po' di casino con le parole, però Bumstead invece è il contrario. Alla Perde mattina, la al sera pre-judging, perde, è vero. no, e la sera invece sembrava proprio il fisico stanco, cioè mettiamo Ma il discorso dei reni che dicevi, quello influisce un poco. Là, ragazzi, quando comincia ad accumulare stress e tutto, lì vanno in fatica, occhio perché. Però probabilmente al mattino era talmente abissale comunque il divario che ha conservato il ma titolo. paradossalmente, pur avendo perso un pochino, tra virgolette, di condizione e accusando un po' di stanchezza, la sera era superiore lo stesso, capisci? Sì. Però se comunque i giudici avevano visto la sua forma portata al mattino, che era veramente stratosferica, in più la sera sì, magari mettici un po' la stanchezza, mettici un po' tutto il resto, però era comunque imbattibile. Cioè, Ruffin, ottimo atleta, Brion Ansley, ottimo atleta, niente da dire, però Bumstead secondo me era proprio su un altro livello. Ricordiamoci che Chris dalla sua c'ha anche un'altezza che comunque è considerevole a fronte del fatto che 1,84 m, comunque mantiene delle pienezze, cioè nel senso io lo trovo 85 veramente, massimo. veramente un Ma atleta pure, straordinario. sai che c'è? Che lui mi incarna, cioè è più, proprio
proprio classic come struttura. Non so, sarà il baffo. Sarà il baffo. No, però a parte gli scherzi, Brion potrebbe essere bene un 2-12. No, Brion, io non lo vedo come classic. Pensate, come struttura ideale. Sì, più tozzo. Esatto. Poi che si apre così proprio a V. Invece Chris c'ha questa apertura del dorsale e poi c'ha questo vacuum perfetto che entra perfettamente. Cioè, proprio predisposto, proprio anche da un punto di vista delle pose. Quindi esatto. E poi l'altezza anche, cioè nel senso ovviamente vai un po' più a rivedere Arnold. No, mezza bellezza, ragazzi, l'altezza nel suo conto la fa tutta, Infatti anche sì, sembra di vedere un Arnold e un Franco Columbo qua. Esatto. Anche cioè due tipologie di fisici diversi, ottimi fisici, però sì. Uno rispecchia più il classic, l'altro un pochino un fisico più hard. Esatto. Qua invece con Raffin, sì, con Raffin. Ok, quindi vabbè, la top 3 diciamo totalmente d'accordo. Sì, io guarda, più a livello di routine, Brion ha fatto veramente una bella routine anche. Però facci caso, Ludo, lui ecco, anche nella routine ha ben poco di classic, cioè, vabbè, quello dipende da Chris Cormier, che è anche il suo comunque posing coach, non è uno stile classic, cioè, per me classic, ok, un Chris, un Raffin, Brion ha una routine... Non so come, non ha neanche uno stile, è molto, molto ghetto, è un termine infelice, lo so, però non chiude bene le pose. Se tu vedi anche nella posa classica favorita, cioè, la fa malissimo. No, perde tantissimi punti. Sì, cioè, Brion anche nelle singole pose non ha la versione classica della posa, anche doppio bicipite frontale. Se tu vedi un Raffin, fa paura nella doppio bicipite. Brion è fermo. Una gamba sollevata, ma è molto bodybuilding come approccio. Ma perché? Perché appunto il suo posing coach è preparatore, è un bodybuilder, cioè era un bodybuilder. Chris Cormier comunque è molto estetico, ma non un classic. E lì o la sai fare o non la sai fare. Poi ti trovi davanti appunto un Chris e un Terence che sono estremamente classici e ti fanno a pezzi. Quindi poi anche lì la sorpresa di quest'anno è stato Brian Jones. Bello. Adesso lo inquadreranno, che è arrivato quinto. Esatto, è arrivato quinto, sì. Io secondo me meritava quarto, perché Cambronero non l'ho mai visto così male come a questa India. Infatti stava male, alla premiazione è stato male. Però era molto più tirato. Purtroppo Cambronero Brian Cox, mi sembra che si sia proprio sentito male. Sì, sì, alla premiazione, nel backstage, provarlo. Io lo vedevo già dalla mattina, quando c'è stato il pre-judging, boccheggiava a trattenendo aria all'interno dello stomaco, proprio lo vedevi che stava soffrendo a tenere le pose, continuava a sudare tantissimo, cioè, e a far proprio una faccia sofferente, sì, veramente. Ha perso tantissimo sull'ampiezza del quadricipite, che era uno dei suoi punti forti, cioè le gambe sono sparite a Cambronero, era anzi quello là dei classici, aveva le gambe secondo me migliori, pensate, come ampiezza, cioè il Cambronero dell'Arnold era scomparso. Assolutamente. Cioè, di schiena, per esempio, Cambronero ha un'ottima schiena, ma frontale era evidente il ridimensionamento delle gambe. Io l'unica cosa, ragazzi, su Brian Jones, che adesso lo vediamo qua, a me non convincono per niente le gambe, perché c'ha queste gambe che sono tirate, ma che non riesce a contrarre. Sì, sono una palla, un pezzo sembra unico, vengono fuori rimasti. Nato quadricipiti, sembra che come se non riuscisse a tirarle, perché secondo me come linea addirittura è superiore a Bumstead, perché ha la vita più stretta, le spalle più larghe, ha un ottimo posing, perché comunque posa molto classica. Anche qui, per esempio, in questa posa di front double biceps, quell'incrociare la gamba anteriormente amplifica ancora di più quello che è appunto il suo X-frame, quindi con queste gambe molto stondeggianti. L'unica cosa è che secondo me aveva proprio quei 2-3 kg in più in condizione che avrebbe dovuto togliere per portare veramente una pelle ancora più sottile, che secondo me insieme a quello che era a quello che sono le sue linee, al suo posing, avrebbero portato di sicuro qualche posizione in più in classifica, perché qua se voi guardate c'è uno sguardo obiettivo, ruba lo sguardo lui, anche nonostante ai lati, però dici minchia, cioè ha questa vitina inesistente, gambe comunque cosa? No, dicevo, nella doppia bicipite di schiena perdeva tanti punti perché aveva poco olio sulla schiena rispetto agli altri, vedi, sembra molto stile. La linea era, cioè, assurda, però questo quadricipite, come diceva Ludo prima, in posa, in front, dicevi, cazzo, tira ste gambe. Sì. Tira, ma anche se le tirava, specialmente nel pre-judging, le aveva più coperte, la sera leggermente meno, aveva scaricato un po' d'acqua.
però comunque non uscivano i solchi come per esempio escono a Brion piuttosto che a Bumstead, aveva i Campro Nero, non venivano fuori i vasti praticamente, sì. Marco, esatto. Ti faccio una domanda, sì, per mettere la pulce nell'orecchio, in genere quando non riesci a tirare il muscolo è perché c'è olio? No, secondo me qua no, no, perché è troppo vasto. Cioè, allora, per esempio, lì dopo si parlerà magari di un Big Ramy. Cioè, Big Ramy, per esempio, secondo me, aveva utilizzato una tecnica, come quella appunto stiamo dicendo adesso, delle iniezioni magari localizzate piuttosto che del sintol, non lo so, però nella parte alta del vasto laterale. Esatto. C'era una, proprio un bozzo che non aveva... che non aveva senso di star lì, cioè a me sembra strano, cioè l'anatomia è quella e solo lui ce l'ha quel bozzo lì, va bene che è un alieno, va bene che è un mostro, però cioè, anatomicamente non esiste, quindi quel bozzo lì era un qualcosa di fake secondo me, e dopo andiamo a vederlo. In questo caso no, perché comunque non ha bozzi, non ha quadricipite deforme, è proprio solo gonfio, perché comunque è molto grosso, forse il quadricipite più grosso che c'è in gara. Esatto. L'unica cosa appunto quando tira, secondo me, non lo so se è emozione che ha giocato quello, quindi non riuscivo a tirare le gambe, tipo me, io sono sincero, in alcune gare io nel backstage tiro le gambe, le ho tirate, sul palco mettici un po' la tremarella alle gambe, mettici un po' l'emozione, io specialmente la prima gara, tirare le gambe, cioè la prima gara di quest'anno al San Marino Cup, tirare le gambe era risultato comunque molto difficile, ma proprio per una questione che un po' l'emozione, un po' uno, un po' l'altro, non riuscivo a concentrarmi bene su quelle. Fortunatamente poi aveva l'assoluto, sono riuscito a contrarle di più e è andata come è andata. Però può darsi un po' quello, oppure una questione di, non lo so, non averle scaricate abbastanza in tempo, perché comunque le gambe, se hai comunque delle gambe che trattengono liquidi, è consigliabile comunque staccare un lavoro pesante dalle gambe, sempre comunque soggettivizzato, contestualizzato in base all'atleta, ma una, due, tre settimane prima magari anche, perché se il volume c'è non vai a perdere chissà che volume, anche perché comunque le varianti che si fanno per l'alimentazione rimane in forma, non perdi volume. Però magari vanno a perdere un pochino quell'infiammazione, quindi a perdere quell'acqua specialmente sottocutanea, ma proprio anche di effetto palloncino del muscolo, che ti fa uscire comunque un effetto più dry e più, con più solchi, più, appunto con i vasti più separati. In questo caso è l'unica spiegazione che posso dare di un atleta così di alto livello, perché insomma conformazione fisica sua di non avere i solchi mi sembra strano, perché con dei quadricipiti così stondati sembra veramente che fossero imballate. Vorrei dire, però, lui Brian Jones, non mi ricordo come si chiama su Instagram, Lord Jones. Sì. Lui ha fatto Chicago Pro, vedi, c'è proprio sì. Anche qua, vabbè, qua vedi. Le allenate, non lo so. Mamma mia. Non sono una forma fake, cioè la forma del quadricipite, stondato, molto stondato, fortunato per lui, però anche qua, per esempio, lo vedi, no, non ha solchi. Cioè, due palloni praticamente, due palloni a posto delle gambe, incredibile. Però vedi, una caratteristica di molti gambi, ma facci caso, le spalle, ma anche le spalle e le braccia sono così, cioè non hanno quei dettagli, vedi, sono due sfere. Che da qua ha fatto un salto di qualità assurdo. Sì. Perché ad esempio, prova ad andare subito che c'era una foto della premiazione. Come? C'era una foto della premiazione su in cima, Guarda lì sotto, in mezzo, bravo. Sopra. Esatto. Ah sì, questo è Chicago, mi sembra. Qua, dopo mettici un po' gli effetti, mettici un po' comunque anche... Allora, poi c'è da dire, io ho visto, per esempio, molte foto da sotto il palco, quindi fotografi professionisti, con le luci adattate giuste, tutto, sia per gli open, che per le bikini, che per il men fisico, classic, qualsiasi categoria. La forma secondo me era un pochino falsata dalla qualità del video, che pur essendo in HD, ma avendo comunque le luci del palco essendo un pochino basse, secondo me tanti dettagli, tanti solchi, tante cose non uscivano al massimo. Vedete, comunque è molto buio come palco, non ha le luci sparate. Sì, quindi... se vedi un Derek Lansworth nel 212 le gambe non le tirava, ogni tanto si ricordava e le tirava meglio. Sì. L'emozione però secondo me anche fa brutti scherzi, sì. Probabile, però secondo me la luce proprio giocava brutti scherzi da quel punto di vista, che non essendo proiettate in modo magari al massimo, pur essendo un palco di un Olimpia, così fa molta scena, molto cupo, molto buio, però sì, si vedono
i dettagli, però magari vedi qua, se magari ci fosse stato o un pochino più di qualità o magari un pochino più di luce, non lo so, si sarebbero visti meglio. Vabbè, sì. Sembra molto cupo, come c'è le luci molto basse. Poi per carità non devo insegnare nulla a chi ha messo il palco, perché per carità è il loro lavoro, però obiettivamente vedendolo così e vedendo dalle foto non sembra le stesse cose. Sì. Questa è la routine di Brion. Esatto, questa è la doppia frontale, è proprio da builder. Ma lui lo si vede anche nei quarti, non le chiude mai, sì. Si ferma sempre con la scatola chiusa. Io lo vedo bene nei due giudici. Un appunto per quanto riguarda un Terence Ruffin. Lui secondo me perde molti punti nella doppia bicipite, ne parlavo con Marco, perché le segue in modo rigido, mentre nella routine effettua la doppia bicipite sfiancato ed è un mostro. Mi chiedo perché non la faccia così. In back double biceps. Esatto, in back. Di schiena. Mi chiedo il perché non le segue in quel modo anche nei confronti. Purtroppo, beh, lì sono certe tecniche. Vediamo se riesco a beccare Terrence. Sì, dovrebbe Mi sembra che è venuto prossimo posto. dopo. Prendi. Eccolo. Allora, ecco qua. Ciao. Qua atomico. Però per gli amanti dei classic, cioè, è impossibile non sorridere o comunque farsi illuminare gli occhi quando esce Raffi. Cioè, è impossibile. Vabbè, È bellissimo. ragazzi, ma guarda questa. Okay. Qualcosa di alla Menzer. Ma Preparatevi alle prossime gare tutti con questa guarda, canzone. come effettua questa doppia bicipite sfiancato, dovrebbe effettuare la doppia bicipite nei confronti perché apre la schiena, mentre lui nei confronti non sfianca. E resta rigido con l'anca e posa scapola chiusa e lì gli costa carissimo. Infatti, non capisco. Quasi quasi glielo scrivo, non mi risponderà. Però glielo proverò a vedere. Ora spiego sull'anca sinistra e vinci l'Olimpia. Porca miseria. Però ecco, Raffin, secondo me, a livello proprio di anche genetica, per me è più plastico, più classic di appunto Boomstead. Boomstead ha portato visicomostoso, ma il classic puro, che vuol dire nel complesso, posing, proporzioni. Per me è Raffine, cioè io tipo apertamente Raffine. Comunque vedere le routine senza musica pure è particolare. Merende, Sì, eh? Esatto. perché ti concentri molto sui singoli movimenti. Guarda, Sì. ecco, vedi. Dai, è assurdo. Lui l'effettua così nei confronti, gambe a terra, e vedi, perde tutto, perde la linea. Quando lui invece sfianca, diventa un atleta della Madonna. Bello. Bello davvero. Sì, sarà divertente vedere i prossimi anni come si evolverà. Bello. Ah sì, ah sì. Ma Ho poi lui si vede anche bene, sono amici, sono abbracciati, sono simpatici. la voglia. Sì. Ma sai che cos'è che mi fa piacere tanto? Che su questa categoria di classic i vincitori, i primi due quantomeno, sono due ragazzi veramente acqua e sapone, tra virgolette, Breon è tranquilli. un po' presuntuoso, un po' stronzo. Brion, Sì. I esatto. primi due invece sono, ma anche Cambronero è buono come il pane. Sì, esatto, assolutamente. Però ecco, Terrence lo sentivo in diverse interviste. Da quanto so, viene insomma da nasce una situazione che non è proprio agiata e si è costruito. Così Chris anche è veramente umilissimo. Chris è un pischelletto, cioè parliamoci chiaro, c'ha 20-25 anni, credo, una cosa del genere, quindi è. Mamma mia. È del 1994, 23 anni. Capito? Lui è molto 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 tranquillo, molto sensibile anche, non è montato per niente, anzi No, ma è molto. bello nei video con la Morosina, è bello, no? Cioè, come immagine per me è perfetta del bodybuilding lui, eh. A me questo piace, a me questo, Certo. che i primi due stavano là ed erano tutti e due super emozionati al momento della premiazione, però vedevi che era un'emozione proprio sincera, no? Positiva, sì. Esatto, queste anche sono cose secondo me che sono importanti da trasmettere. Ma là secondo me lui guarda, ci nasci, eh. Sì. Cioè, secondo me, poi, appunto perché parliamo di giovani con poca esperienza, quelli sono così. Cioè, alla fine ci nasci molto, ne parliamo un'altra volta, da come vieni cresciuto dai tuoi genitori.
giocatori. Poi, per l'amor di Dio, il carattere si forma con il vissuto, però comunque ci devi essere così. Eh sì, no, però anche là il vissuto, capito? Chris potrebbe... Allora, parliamoci chiaro, io non credo che abbia avuto un'adolescenza tragica, Chris, nel senso che credo che al liceo fosse abbastanza gettonato, diciamo. E... insomma... Ah sì, avrei fatto tanti volentieri, non solo per i capelli. Esatto, diciamo... ha vinto l'Olimpia l'anno scorso, comunque insomma potrebbe benissimo essere un montato, ecco, mettiamola così, potrebbe cioè tutto nella vita gli ha gettato le basi per essere un fomentino del cazzo, invece sta ancora là tutto, guardali, cioè nel senso li vedi che sono due ragazzini che sono super tesi, cioè a me ha fatto guardali, cioè a me queste immagini mi hanno fatto un sacco di piacere. Sì, se pensi che un Brandao è com'è e non farà niente per i prossimi sei anni. Capito, capito. Questi qua stanno a vincere l'Olimpia, momenti, guarda. Esatto, esatto. Bello. Comunque sì, saranno anni particolari, perché a livello di struttura sarà interessante vedere come si evolverà. Però guardate qua Chris Bumstead come è stanco, cioè lo vedi proprio che è il fisico stanco. Sì, guarda. Per esempio Raffin in confronto alla mattina è un'altra persona. Qua Bumstead proprio lo vedi che anche l'addome non lo stai, è vero che è il momento della premiazione, ormai è però tutto deciso, però hai gli occhi puntati del mondo addosso, quindi lo vedi proprio stanco, sì, stanco. Quindi... Eccolo. Eccolo qua. No, no, è vero, questa cosa è vera, ma... ne aveva forse parlato, non mi ricordo, però lui ci stava con questa cosa che comunque la soffre abbastanza, anche probabilmente per questo discorso dei regni eccetera, cioè comunque particolare. Che tra l'altro il suo preparatore è Ian Valer, come aspetta che Valer. Esatto. Valer. Che è stato secondo me l'atleta più in forma dell'intero Olimpia. Esatto. Cioè, non aveva la pelle addosso, incredibile. È assurdo che un atleta che partecipi all'Olimpia, cioè non stiamo parlando del regional o della gara del condominio, siamo chiari. Cioè, stai partecipando all'Olimpia e stai preparando per la vittoria dell'Olimpia un altro atleta. Cioè lì veramente penso che sono molto amici anche. Esatto, sono entrambi canadesi, sono molto amici, ma oltre a quello, ma cioè, pensate anche solo la tensione mentale che tu hai. È vero che Ian ha Patrick alle sue spalle, che gli dice cosa fare, eccetera, ok. Però di base di tuo sei un pochino teso, è la tua gara, sei all'Olimpia. E in più stai seguendo il Mister Olimpia in carica, che deve riconfermarsi. L'hai portato in una forma strepitosa, quindi c'è cioè, non una lancia spezzata per Ian, 10 lance. Perché lui è arrivato settimo. Sì. Tra l'altro con davanti gente non da poco, se all'Olimpia ovviamente. Meritava di più secondo me. Esatto, e Bumstead ha vinto per la seconda volta l'Olimpia, preparato appunto da un altro atleta che partecipava alla stessa gara, incredibile. Cioè questa cosa per chi sa e chi vive le gare, sia da coach che da atleta, o solo da atleta o solo da coach, sa che è una cosa durissima. Mentalmente a me per esempio logora di più fare il coach che l'atleta, nel senso logora. Prende molto più impegno mentale, perché comunque devi essere tu a decidere, devi essere tu a prendere le decisioni, sai che comunque pesa sulle tue spalle il risultato di un'altra persona, e quindi anche tu Ludo lo saprai, anche tu Giuse, perché comunque siete coach anche voi. Quando invece sei dall'altra parte, dici ok, c'è il coach che mi dice cosa devo fare, io sono concentrato, devo posare così, devo fare questo, però è lui che mi dice mangia, scarica, bevi, non bere. Esatto. Quindi mettere insieme Ma poi considera che Ian è molto emotivo anche lui, infatti molte preparazioni per sua stessa missione se le boicottate da solo per il suo essere emotivo così colà, quindi immagina gestire questa cosa qui. E poi comunque deve essere anche abbastanza bravo come coach, perché gestire uno come Bumstead con quel problema, ragazzi, Reni vuol dire tutto il drenaggio corporeo a quei livelli, ragazzi, o sei un preparatore che ne sa molto, ma molto. Quindi si dimostra anche grandissimo coach. Mi dispiace che non venga troppo pubblicizzato, perché sennò gestire un ragazzo con un problema del genere non deve essere facile, soprattutto in fase di cut pesante. Guarda, io non so, però da quel che so, la scuola un po' anche di Tour, quindi per osmosi di Ian, eccetera, è molto molto soft sugli atleti da un punto di vista, per esempio, chimico. E molta molta enfasi all'allenamento, molta enfasi alla nutrizione, veramente le fonti proprio... così,
E per cui credo che c'è anche, perché là si tratta di essere responsabili, ragazzi, cioè quando c'è un atleta con un problema del genere comunque si tratta di essere responsabili, perché è un attimo dire ah cazzo devo fargli vincere Olimpia, boom boom boom, no. Quindi punto. No, veramente chapeau. Infatti sono curioso di vedere anche come si evolverà poi successivamente a fine carriera per molti di questi, di queste persone, e per esempio per Ian, perché da un punto di vista atletico sicuramente sta facendo tanto, però non so fino a dove possa arrivare. Sì, perché comunque quest'anno è andato veramente al top della condition, comunque ha fatto settimo, cioè ecco, gli manca secondo me quel, come ne parlavamo l'altra volta, quel non so che, quei muscoli in alcune parti, ma neanche muscoli, perché ne ha, sì, un po' su polpaccio non farebbe male, però non anche ha quel... sulla schiena secondo me potrebbe costruire un po' di più, Ian. Esatto. Cioè per quei quadricipiti, quelle gambe che ha e tutto il resto, la schiena potrebbe essere più ampia e più spessa, quindi 3-4 kg di tolleranza, di possibilità di crescita ne ha ancora. Sì, anche perché facci caso, Marco, se lo vedi da solo ha un impatto, se lo vedi line up con gli altri sembra comunque ancora non gigantesco, comunque sembra proprio che gli manchi qualcosa, nonostante fosse affilato come un rasoio, perché era tirato in un modo incredibile. Io comunque sono contento che, nonostante abbia perso al Tempa Pro con la Brada, che comunque l'ha battuto al suo esordio nei professionisti, esatto, tra l'altro di Hunter, la Brada, tanto di cappello, però cioè, è proprio l'esempio di due atleti, uno super mega pubblicizzato, quindi Hunter, essendo logicamente figlio di lì, perché ovviamente per osmosi hai comunque il fattore essere famoso, perché tuo padre era lì, è lì da Prada, quindi è ovvio. E, però all'Olimpia si è presentato in una condizione talmente superiore Ian che non potevano metterlo dietro. Cioè, quindi sono contento, sono sincero che gli sia finito davanti. Troppo pubblicizzato Hunter Labrada, troppo sopravvalutato, un grandissimo atleta del futuro, sicuro con un futuro bellissimo davanti a sé se continua a crescere così, ma quest'anno comunque non era ancora un mega fenomeno da dire minchia che è salito sul palco, sì, in confronto logicamente ad altri, è arrivato ottavo. Settimo Ian e meritatamente settimo, cioè davanti a Hunter. Sì, ma Hunter, secondo me, sono curioso di vedere anche lui nei prossimi anni cosa farà, perché tutti questi atleti sono, tra virgolette, la nuova generazione che si aprirà adesso, e secondo me Remy non rimarrà troppo in alto. E... Oh, no, neanche secondo me. Durerà poco, poi non so, però insomma... questa è un po' l'idea, e adesso si farà spazio a tutta questa nuova generazione che arriverà. Secondo me è stato un Olimpia molto di transizione, ecco, mettiamola così. Sì, dopo, allora, io dietro a Rami, adesso come adesso, non vedo nessuno che possa veramente impensierire il campione appunto in carica adesso, quindi appunto Rami, a parte forse un Chupan, che un Chupan magari l'anno prossimo, se arriva... cioè, vederlo ancora più condizionato la vedo veramente dura, perché quest'anno aveva una condizione, ragazzi, ovunque, front, back, side, era sbagliato ovunque. Cioè, una condizione ancora migliore anche di Rami, secondo me, che logicamente è molto più d'impatto per quanto riguarda volumi muscolari, struttura, peso, eccetera. Però un Chopin forse è l'unico che può impensierirlo, perché Curry o porta un blocco più inferiore, migliorato, e allora lì con gambe più grosse, più tirate, con più solchi, è veramente un bel atleta. Un Heath che secondo me è in parabola decrescente, quindi discendente, scusate, ma quindi si è già visto anche quest'anno, è stato messo terzo, ma secondo me neanche il terzo meritava. Bonac, che è arrivato quinto, comunque più o meno Bonac è arrivato in una condizione bellissima quest'anno, ma più o meno è sempre lo stesso. Sì. Dietro potrebbe esserci chi? Un Hakim Williams, un Valier, la Brada, c'è un Rodriguez che è arrivato decimo, Dexter Jackson è arrivato nono, ma ormai Dexter purtroppo ci ha salutato, è stato il suo ultimo Olimpia, e qua lo vediamo appunto all'estrema sinistra, che è arrivato nono appunto, però capisci, non vedo nessuno in grado veramente di andare a rompergli le palle, ma anche tra quelli che non hanno partecipato, anche per esempio uno stesso Holyshead, no, può migliorare tantissimo, ma non lo vedo un atleta che per il momento può impensierire Rami, un Winkler non l'ha mai impensierito prima, quindi secondo me neanche adesso potrebbe impensierirlo, perché anche lì se si è fatto tutta una... un discorso su Winkler che arrivava molto migliorato, ridimensionato in confronto agli altri anni, meno volume addosso, più tirato, però hanno fatto vedere solo le foto allo specchio di front, cioè il gruppo carente, tra virgolette carente, di Winkler era il back. Io non ho mai visto una foto di back di Winkler prima dell'Olimpia, cioè anche lì bisogna vedere com'è, ma secondo me non è impossibile Mister Olimpia.
bisogna vedere un Patrick Moore, appunto, tra quelli che non hanno partecipato, come magari si potrebbe presentare tra 1 o 2 anni con più massa muscolare addosso, quindi un atleta più estetico. Bisogna vedere anche lì che strada vogliono far prendere agli Open, perché un Patrick Moore con quei 4-5 kg addosso in più, magari anche qualcuno in più, mantenendo più o meno la stessa linea, sarebbe a mio avviso un bello spino nel fianco. Sì. Però bisogna vedere come arriva, poi Sergio Oliva, non lo so, non vedo nessuno per il momento così insidioso per un Rami, per ancora 2 anni almeno. Infatti, ma sai perché secondo me? Perché Rami comunque, per quanto possa piacere o no, non ha muscoli carenti, molto semplicemente, è grosso tutto. Infatti quest'anno è stato un gioco a eliminazione per muscoli carenti, mi spiego. A ognuno, dal secondo al quinto, mancava un pezzo, quindi se tu vedi un Curry gli mancava l'ampiezza delle gambe e comunque quella conformazione anche del gluteo femorale che manca, perché non ha nulla di speciale, che era in bella condizione, ma gli manca il blocco inferiore. Un hit comunque non era il toppissimo e comunque ha quel problema grosso sull'addome, quindi punto in meno. Chopin, che io mettevo secondo, perché secondo me era secondo, secondo me, guarda, Chopin è il mio preferito. Perché non ha fatto secondo? Uno, il colore è troppo chiaro al mattino, ho scelto invece il costume rosso, era bianco rispetto agli altri, e infatti la sera, costume viola, una mano in più di colore, era stupendo. Al pre-judging dietro era leggermente velato sulla schiena e sul gluteo, che di solito è rigato da paura. La sera era meglio, ma comunque l'ho visto meglio l'anno scorso di schiena, ma non era al top secondo me di back. E poi Chopin comunque non ha dei polpacci, soprattutto degli avambracci all'altezza, perché lui ha queste braccione, queste braccione, e non ha praticamente gli avambracci, i polpacci, che rappresentano un elemento di distrazione, che è lo stesso di Vaier. Perché Vaier Jan ha i polpacci veramente scadenti, e rispetto a un Labrada, ecco, Labrada per me in futuro potrà fare molto bene, perché non ha muscoli carenti. Cioè dei polpacci, degli avambracci grossi che completano la struttura. Cioè, se lui si dovesse tirare, ecco perché quest'anno, per l'amor di Dio, andava messo lì perché era liscio di schiena, perfettamente morbido, però no, per il futuro, se si dovesse tirare, di sicuro non ha muscoli carenti. Per quanto riguarda gli altri, ragazzi, cioè, ecco, Rami ha vinto, secondo me, meritatamente. Poi, sai, Bogniak, come hai detto anche tu, quest'anno si è presentato notevolmente ridimensionato, cercare un po' la linea e tutto quanto, ma è sparito, era molto più piccolo. Per me Bogniak deve giocare a fare il freak e andare super tirato, ma ha perso molti muscoli ed è sparito in un lineup di mostri fondamentalmente, e dove lui poteva giocarsela bene, ma doveva puntare sulla massa. Hakeem Williams, Esatto. A te non piace Giuseppe Hakeem? allora Hakeem, mi sono ricreduto in questo Olimpia, perché come ne parlavamo anche con te, di back lui perde tanto. Quest'anno però, secondo me, con Oscar ha fatto un lavoro incredibile nella back double biceps, perché gli ha costruito dei muscoli che gli mancavano nella doppia bicipite di schiena. Infatti ha cambiato la conformazione della schiena. Resta un filino di ritenzione idrica sulla parte alta del back, perché sotto era tremendo. È migliorato nel complesso. Lui, come sentivo anche un Mauro Sassi nella recente intervista, può distrarre questo faccione. Perché se ci fai caso, una Kim Williams c'ha questa faccia grossa, cioè Esatto. sembra una cazzata. Se tu vedi i Rami in questa front double biceps, il viso è proporzionato al corpo, no? Cioè, vedere uno come una Pesini, che ha comunque il viso un po' più grosso del fisico, è un elemento comunque di sproporzione. Vedere comunque una Kim senza collo, perché ha questo trapezio strabordante, L'estrema destra con questo arancione. esatto. A questo faccione a punta, cioè grosso, non è esteticamente gradevole, però di sicuro io lo mettevo più avanti. A Secondo me me, piace molto fisicamente, piace sì. molto. Ma sai cosa, raga? Ma Il se... discorso, la politica qui l'ha fatta un minimo da padrone, perché per esempio io mettevo Hakeem, ma anche Jan paradossalmente, davanti a un Bogniak, che purtroppo, essendo campione in carica dell'Arnold, lo dovevano mettere per forza lì. Ma Bogniak, per me, gran condizione, ma per me sia Jan che Hakeem erano avanti, e Philippe non c'entrava niente nei tre. Per me Philippe era fuori dalla top 5, quindi Assolutamente capisci sì, che se tu assolutamente. metti un Philippe e un Bogniak là davanti, per politica e nome, i poveri cristi di Jan e Hakeem, che sono novellini, sono stati penalizzati. Vedi, è sempre il solito gioco, ma per me Jan e Hakeem, condizione total package da mettere avanti a Philippe, entrambi.
secco. Vi faccio una domanda per quanto riguarda Chopin, che pure là non è stupida. Secondo voi, perché loro hanno la mentalità particolare, gli americani hanno indubbiamente una mentalità particolare, un iraniano può diventare Mister Olympia? Sì, perché secondo me lo è diventato Rami, che è islamico, assolutamente un iraniano ci sta, secondo me. Cioè la politica adesso, la religione, lo Stato non regge, perché è un grande atleta. Mancavano dei pezzi, secondo me. Sì. E non era toppissimo, molto semplice. Ma vedi, è strano, più che altro, che non fosse arrivato secondo. Cioè, vedi, perché Kerry, diciamocelo, non è irresistibile, Hit purtroppo ha rovinato un po' tutto, ma Chopin per me era secondo, non primo, perché gli mancavano avambracci, polpacci e top condition nel back. Però nel futuro lo può insegnare Rami, ma sai che c'è, anche perché Chopin e Rami sono molto più vicini fisicamente, e Kerry si è presentato senza lower, cioè esatto, lower super, quindi esatto, sta là in mezzo, che non capisci realmente perché. Guarda, sì, qua anche, cioè. ma poi fate una cosa, fateci caso. Se voi vedete le fibre proprio della gamba di Chopin, la spalla, gli addominali, cioè è di granito. Rami, se vedete, a tratti sembra oleoso sul petto, sulla spalla, sì, non sì, ha sì, graniticità. Sì. Una graniticità come quella di Eddie Chopin non ce l'avevano i top 5, eh? Ecco perché lo mettevo più avanti. Per il futuro non scommetterei contro di lui, eh. Io forse lui lo vedo come un probabile insidiante Rami. Però deve mettere solo qualche polpacci e avambracci, perché io vedo quelle gambe che poi finiscono dritte sul polpaccio. Se avesse un polpaccio di Labrada, sì, probabilmente lui Rami ce l'avrebbe brutta, eh. Secondo e gli avambracci, me... vedi sto braccione bello, l'avambraccio sottile, e dici cavoli, cioè sono gli estremi del corpo, non puoi averli, esatto, molto piccoli. A livello di occhio, ragazzi, ti cattura tantissimo. Secondo me Labrada farà molto bene nei prossimi anni. Se tira, rimane... ragazzi, perché è piccolo, cioè piccolo, compatto, ma grosso tutto, ogni muscolo ha una profondità, e poi sa posare, cioè ragazzi, ho un po' scimmiotto il tuo babbo nella routine, ma comunque è stata una signora routine, eh. Sì, sì, no, infatti guarda, io su Hunter ci punto molto nei prossimi anni, perché mi piace molto come atleta, un po' un filo il back forse carente rispetto agli altri stretti, però poi c'ha una bella linea, secondo me può far bene, cosa che invece non credo di Ian, sinceramente. Sì. Anche perché a me Ian non piace neanche come posa, cioè c'ha tutte pose strane. No, Ian, lui per esempio, vedi, from la spread si chiude del tutto. Bravo, a me piacciono, per esempio, di Ian le pose laterali sono bellissime, sono qualcosa di impressivo. Di schiena, come ha detto Marco, può costruire meglio sul dorso basso. Sai cosa? Ecco, Ian appare vuoto, nel senso, è comunque bello rotondo, grosso, ma mancano dei muscoli nel lombare, ok? Se voi ci fate caso nella bestia double bicep, se il lombare appare vuoto, e quella è una zona che è fondamentale, così come il polpaccio e l'avambraccio. Se mettesse qualche muscolo in più del lombare, sì, per farlo apparire più duro, nei polpacci sarebbe tutta un'altra atleta. Ma infatti, polpacci, ragazzi, guardate qui Chopin, guarda, gambe, polpacci piccolissimi. Sì. Cioè Rami non è che è gigantesco, però nel complesso è più completo, eh. Hit non c'è mai niente lì in mezzo, secondo me. Concordo. Poi, se, ripeto, la maggior parte dei ragazzi che ho sentito in Italia parlano per questo preso, perché Phil non era più quest'anno, punto. No, cioè, guarda, è molto semplice. Assolutamente no. Assolutamente no. Guarda qui, a parte che è salito quadro senza olio, Phil, perché né al pre-judge né alle final Phil Hit aveva l'olio addosso, da notare, o ne hanno messo poco, oppure di sicuro sembra opaco rispetto agli altri. Guarda Chopin, guarda il gluteo, lui di solito l'ha rigato, eh. Ecco perché dicevo, cazzo, quest'anno ha perso leggermente durezza dietro, però Rami nel complesso è grosso, vedi, sì, lo stesso Brandon Curry, a livello di gluteo non è una conformazione, non è gluteo grosso rigato, è gluteo, non ti lascia essere fatto, dici cavoli che bello. Beh, qui perde tanto un Brandon Curry di back, eh. Coperto, eh. Cioè Rami è complesso. Sì, esatto. Però vedi, nel complesso era quello. Ecco, qui per esempio gli è stata molto incriminata questa posa Big Rami, il fatto di buttare le spalle troppo avanti. Sì. Vi dico che dalla prima gara da amateur Rami fa questo errore nella backlash spread, di chiudersi troppo. Non è una scelta tecnica in cui Rami volutamente posa così perché sa di essere molto forte nella back double biceps. Rami posa di merda in back la spread dall'inizio della carriera, punto. Cioè non è una scelta tecnica, ma ve lo dico perché il suo posing coach è il mio referente negli Stati Uniti,
cioè lo conosco, cioè, quindi non diciamo cazzate quando ho sentito dire no perché Remy butta le spalle avanti volutamente a questo limite. Remy la back spread la fa così da quando aveva 20 anni, quindi anche queste cose qui o parlate perché sapete, altrimenti non parlate, punto, ragazzi. Ecco, da notare il polpaccio di Eddie Chopin, che io li guardo i polpacci, porca miseria, non riesco a guardare le gambe perché cioè è brutta, ma anche guarda a quei braccioni. E poi l'avambraccio, per l'amor di Dio, sono muscoli bastardi, gli estremi del corpo non sono facili da riempire. Però, guarda qua, vedi il braccio? Sì. L'avambraccio dice, cavoli, è piccolino. No, Rami del complesso è Ronaldo. C'è ragione assolutamente col discorso che viene fatta per esclusione, perché tu c'è un Brandon Curry che non c'ha lower, Chopin che c'ha gli estremi che sono quel che sono, che però avrebbe, secondo me, dovuto far secondo posto, Philit non si presenta in condizione, ti rimane soltanto Remy. Sì, ma piuttosto facci caso, raga, a questo punto io, brutto da dire, che allora, dovendo scegliere tra un Curry e un Philit che si apriva la diatriba, io Phil lo mettevo comunque davanti, perché ricordiamoci che un Clarida ha vinto l'Olimpia spanzando. Allora a questo punto, fino a che punto conta l'addome? Nel senso, è più grave un leggero rigonfiamento addominale o un blocco muscolare assente? No, perché un Miss Olimpia non può non avere le gambe, guarda che roba. Cioè, almeno qui un Philit, tra virgolette, muscolarmente completo, non ha muscoli, cioè, ok, non è tiratissimissimo come in passato, ma la gara non si fa col passato di un atleta, si fa in base a chi sia sul palco. Sì. Non puoi salire sul palco con un Curry senza gambe. Cioè, piuttosto io salvo Phil e banno un Curry senza gambe, tra i due, ecco, per rispondere a chi in Italia dava contro a un Phil. Sì. Ok, l'addome, ma Clarida ha vinto le 212 perdendo l'addome spesso. E allora lì sì. O fate due pesi, due misure, oppure siete coerenti, come dico io ai giudici, capito? Cioè, secondo me c'è stato, con tra l'altro l'evoluzione che sta avendo la categoria Classic, secondo me un altro input è dire, ok, gli Open lasciamo spazio libero ai Freak. Certo, sì. Quindi 2-12 un po' più eleganti, Classic sono i builder, stanno prendendo volume, stanno prendendo sempre più spazio, eccetera. Gli Open lasciamo via libera proprio ai Freak, quindi Big Remy va bene, rappresentaci quest'anno. Sì, sì, ma sai cosa? Ma anche perché comunque con l'avvento dei Classic che rappresentano l'estetica, negli Open secondo me si andrà comunque verso il Freak, perché quello è bodybuilding, cioè... perché appunto il discorso delle bikini con le wellness per me vale nei Classic e gli Open nel bodybuilding. E comunque altra cosa, Marco, non so tu come la vedi, un Chopin per esempio ha preso dei calci, perdeva tanti punti nella back double biceps, perché Ludo, se vai leggermente indietro sì. In questo video, quando c'è la back double biceps, facci caso, Chopin resta chiuso sulla schiena, non si apre del tutto, lui qui è bellissimo, per me qua Chopin è il numero uno come apertura sì. Nella back double biceps che viene prima di questa posa, se tu vedi rispetto agli altri che hanno sbrogliato il dorsale, aspetta, vediamo se ecco, questa qui ora si girano dopo la side chest, sì, dopo... Esatto, adesso che vanno di schiena, Chopin perdeva tantissimi colpi nella back double bicep perché restava leggermente chiuso con la scapola, ecco, guarda adesso. E lui con quell'ampiezza lì mi meraviglio, perché veramente era una delle ampiezze più grosse. Beh, comunque guarda. Brandon Curry è due persone diverse upper lower, è incredibile. Sì, dentro non è qualificato, guarda adesso, allora. Sì. Fa per aprirsi, guarda però, cioè lui può riaprire tanto, potrebbe... Posa scapola chiusa, è comunque grosso, ecco perché mi incazzo quando qualcuno non posa bene, perché poi si giocano l'Olimpia, non la gara del paese. Però beh, sono errori tecnici che a quei livelli li commettono. Assolutamente. Quindi qua numero uno, cioè tu immagina se avesse aperto la schiena così nella doppia bicipite di schiena. Cioè Rami, ciao, occhio. Sì. Però sono cose che poi ti costano carissimo. Comunque a Eddie Chopin hanno fatto un brutto scherzo, perché... gli hanno fatto credere, secondo me, di essere nei primi due posti. Sì, sì. Cioè, quindi... Esatto, adesso in centro con Rami. Quindi l'hanno proprio spostato, mettendo i lati Curry. E lui, infatti, alla fine di questi confronti, lo vedi che è carichissimo a molla, proprio perché pensava, secondo me, di essere o primo o secondo. Sì. Inneggiava spesso il pubblico perché si gasava. Poi il down è stato, secondo me, bellissimo, Adi, perché... andava a rompere i coglioni a tutti. È un prezzemolo con cui, tra l'altro, ricordiamo, hanno anche lo stesso preparatore, Annie Rambod. Sì. E andava a rompergli le palle e diceva: vieni qua,
mettiti in posa, vieni qua, lo chiamava proprio a dire fai vedere chi è il migliore tra noi due, e secondo me meritava di arrivare davanti a Adi.